What tico 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 tock is tico tico, he's the cuckoo in my clock. If I'm on time, cuckoo, but if I'm late, hoo-hoo, the one my heart is going to may not want to wait. Benvenuti a Gossipwood. Sfogliando i giornali questa settimana sono rimasta molto colpita da una foto di Lindsay Lohan in forma super smagliante. È finito il momento di grigiume terribile che abbiamo testimoniato negli ultimi mesi. Lindsay, in tutto il suo splendore, si è presentata sul tappeto rosso alla sfilata di Matthew Williamson. La differenza da certi scatti recenti più selvaggi è talmente notevole che si può pensare che basti un bel vestitino, una strigliata e un po' d'amore per risorgere. La formula è semplice, ma il prezzo non è accessibile a tutti. Vediamo in dettaglio quanto costa essere Lindsay Lohan. Una vera diva parte sempre con il piede giusto e a toccare il tappeto rosso può esserci solo quella famosa suola rossa di Louboutin a 780 euro. Allo show dello stilista britannico sarebbe maleducato presentarsi con un altro capo che non fosse il suo abitino più grazioso da 3.000 euro. Ma parliamo dei veri costi hollywoodiani, mani perfette e capelli che svolazzano in un'armoniosa coreografia. Nulla è lasciato al caso. È il risultato di due visite settimanali all'Andy Compt Salon di Beverly Hills. Shampoo e piega per 300 euro. La generosità si estende anche alla fidanzata che, pur avendo un taglio da Marines, ha una spesa di 400 euro alla settimana. E non dimentichiamoci delle manine. Con unghie super naturali, ma Beverly Hills il manicure costa 80 euro. Come vi sentite? Io non male al pensiero che il mio risultato è praticamente a costo zero. Gli uomini non si rendono mai conto di quanto dobbiamo spendere per essere carine. Un loro invito a cena diventa un investimento. Vestito, borsetta, smalto e piega. Pensate se un uomo volesse invitare Jennifer Aniston a cena, a che tipo di ristorante dovrebbe portarla per andare alla pari? Abbiamo scoperto che la settimana scorsa la piega della ragazza della porta accanto è costata 45.000 euro. Lui, e solo lui, può permettersi di toccarle le ciocche prive di extensions, Chris McMillan. Eppure andando in capo al mondo non avrebbe trovato un hairstylist così. Quindi se l'è portato in trasferta durante il tour europeo per promuovere il film Io e Marley. Considerando i propri capelli come un'espressione artistica, Jennifer non ha voluto innervosire il magico artista che ha volato da Los Angeles in prima classe spendendo 16.000 euro e poi è arrivato a destinazione è rimasto ospite di un lussuoso albergo per 11.000 euro. Ma i risultati poi si vedono, perché il costo vero della consulenza per la settimana, tradotta in pieghe giornaliere e veloci passate di ferro, è costata 11.500 euro. E poi non dimentichiamoci la veloce giornata a Parigi che, per non incrinare le capacità di Chris, è stata affrontata con un viaggio in jet privato per un costo di 4.500 euro. Questi tour sono così faticosi, è meglio essere preparati al peggio. Ma che tipo di emergenze può avere Jennifer? Se ce lo chiediamo noi, forse dovrebbe chiederselo anche il fidanzato John Mayer, no? Per oggi è tutto, continuate a scriverci a gossipwood@antenna3.it. Ciao! What tico 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 tock is tico.